Bentrovati Davide il Critico. Bologna-Salernitana 3-0. E siamo a meno 2 dalla Juve. Siamo a meno 2 dal terzo posto. A meno 2 dal terzo posto. Ma con che sicurezza, con che maturità oggi il Bologna è sceso in campo senza paura. Senza paura, con la consapevolezza di essere più forte, perché Bologna è più forte della Salernitana. Ma un conto è guardare delle statistiche, un conto è scendere in campo, finire il primo tempo 2-0 e chiudere la partita 3-0. 3-0! Finita! 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 Sì, la Salernitana ha delle grosse difficoltà. Non serviva la gara di oggi per scoprirle, ma il Bologna non ha avuto paura di niente e di nessuno. È sceso, sicuro, maturo, 3-0. Quello che doveva fare era pericoloso oggi, perché rischiavi il passo falso. Perché lo sai che queste partite, se si incanalano su binari sbagliati, rischi di pareggiarle. Qua a Bologna, di partite incanalate nel modo sbagliato, le abbiamo viste per 30 anni. Oggi, quindi, la sicurezza che Bologna scendesse in campo, rifilasse 3 gol all'avversario e portasse a casa 3 punti che lo portano a meno 2 dalla Juventus, e siamo al 1° aprile, non è un pesce d'aprile, siamo a meno 2 dalla Juventus ed è il 1° di aprile. Stasera c'è Lecce-Roma, forza Lecce, forza Lecce. Ma ad oggi, in questo momento, siamo quarti a meno 2 dalla Juve, che deve venire a Bologna. E questa Juve di questi giorni a Bologna perde, perde, perde. Quindi io sono contento e sono orgoglioso di questi ragazzi. Anche oggi abbiamo visto dei giocatori strepitosi, perché Calafiori e Lucumì, uno di fianco all'altro, sono belli, ragazzi, sono belli. A un certo punto li vedevamo anche tre quarti, dai. Qualcosa di incredibile, tutto il tempo, tutta la gara di oggi, siamo stati nella metà campo dell'avversario con tutti i giocatori, tranne Ravaglia. Ravaglia che non mi aspettavo titolare, ma che fa due parate fondamentali, perché questa voglia del Bologna di creare, 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 ti fa fare sì tre gol, però un'occasione a partita all'avversario la lasci. Oggi la Salernitana ne ha avute due, nel primo tempo Orsolini fa un bellissimo gol, però poi regala un pallone a Simi. Simi davanti a Ravaglia, ipnotizzato, ipnotizzato. Nel secondo tempo lo stesso Ravaglia ferma Candreva. Quindi un grande applauso anche al secondo portiere, che in questo momento non è un secondo portiere, ma è un comprimario. E poi le due meraviglie, perché sono due meraviglie. Il gol di Orsolini mi ha lasciato a bocca aperta. Cioè io sono rimasto così quando ho visto la palla entrare. Il secondo di Selemakers uguale, a parte che da quell'azione lì io pensavo la passasse, perché ho detto Alexis, lo vedrete anche nella stadio live reaction che esce più tardi, ho detto Selemakers da lì passa, passa, gol, gol. E a quel punto esplosione di gioia, esplosione totale di gioia, perché finiamo il primo tempo 2-0, meritato, con due perle, due magie, due gol veramente molto, molto, molto belli. Secondo tempo, non facciamo in tempo a entrare in campo, che siamo già nella metà campo dell'avversario cercando il terzo gol, che poi arriva grazie a Rico Giannis, l'altro che io non mi aspettavo di vedere titolare, però vedi, Thiago Motta prende le sue responsabilità, mette su Ravaglia due parate, salva il risultato, e mette su Lico, che fa una buonissima gara e fa anche gol. Io volevo però menzionare un giocatore che, sapete meglio di me, non essere il mio preferito, però per onestà intellettuale devo ammettere che oggi Ebischer fa una gara incredibile, incredibile. Un grande applauso a Ebischer, perché oggi ha fatto un lavoro straordinario, ha fatto una partita sublime. Oggi Ebischer, secondo me, se non il migliore in campo, perché gli altri fanno dei gol strepitosi, merita il podio per il migliore in campo. Bravo, bravo, bravo. Poi, chiaro, tutti oggi sono sufficienti, tutti sono anche più che sufficienti, perché Ravaglia fa due parate bellissime, perché Lucumì e Calafiori sono veramente
un qualcosa di strepitoso, certo, ti vengono le lacrime agli occhi a vedere due centrali così forti, ragazzi, sempre in anticipo, non perdono un contrasto, palla a terra, li vedi sulla tre quarti, a volte sei addirittura così gasato che ti arrabbi quando Lucumi, che occupa la posizione di Francesco Totti, non ti fa il passaggio filtrante eccellente, cioè lì addirittura... Se hai talmente tanto aspettativa da questi giocatori che ti innervosisci quando Calafiori sulla tre quarti non ti salta il quarto uomo per arrivare in porta. Cioè, a questo ci hanno portato quei due centrali. Posch fa una bella partita, Lico fa anche gol, entra all'orlo di Silvestri, bene, è sempre bello vederlo in campo. Freuler penso che abbia toccato due palloni e lo abbia fatto con una professionalità incredibile. Cioè, tu sai che se c'è un pericolo è in campo Freuler... Sei sereno, perché Freuler è uno di quelli che se c'hai quella tua maglietta ti aumenta il livello di sicurezza in modo esponenziale. Ferguson, un lottatore, però non voglio neanche dedicargli un minuto di video tutte le volte a Luis Ferguson, perché ho già detto in più occasioni che in questo campionato Luis Ferguson ce l'abbiamo noi e basta. Noi e basta, e sono felicissimo di averlo. Selemakers e Orsolini... Bene, ottimi gol, bella partita, Selemakers fa anche l'assist per Lico Giannis, Orsolini tutte le volte che riceveva un lancio stop incredibile e testa verso il portiere avversario. Oggi Orso ha ricevuto tre lanci, uno da Ferguson, uno da Lucumi e uno di Calafiori che... Io alla PlayStation non li ho mai fatti così belli, non ne ho mai fatto mezzo così bello, mezzo! Odgaard, buonissima gara, Thiago Merlino, complimenti, non so che altro dire. Questo è un Bologna incredibile, vince Empoli meritando di vincere, facendo tantissimo calcio, avendo tantissime occasioni. Oggi con la Salernitana deve vincere e vince. Cioè, siamo quarti, è il primo aprile. Che cosa stanno facendo questi ragazzi? Che cosa sta facendo questo gruppo? Perché questo è un gruppo fortissimo. A fine gara c'era fuori ad aspettare tutti i giocatori e ad esultare con loro Sam Beukema, lì carico, che saltellava i nostri cori. Questo è un gruppo totale, totale, che vedi in tutto, dalle grandi alle piccole cose. Quindi belli, 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 gente orgogliosa oggi sugli spalti, gente che per tornare a casa li vedevi sui motorini e sulle macchine, che erano felici, che erano dannatamente e finalmente felici, perché oggi chi tifa Bologna è incredibilmente felice. Ma veramente, ragazzi, felice! E di questo dobbiamo dire grazie anche a un presidente che ha creato tutto questo, perché quando le cose andavano male si diceva il pesce puzza dalla testa. Oggi che questa piazza sta assaporando la Champions League, che il Bologna in Champions League equivale alla Champions League vinta di Inter Milano Juve, va rapportata a quello, oggi bisogna dirgli bravo e grazie presidente, bravissimo Sartori, grandioso Thiago Motta, e poi ragazzi siete un gruppo meraviglioso, e oggi ho visto dei fraseggi che veramente mi sarei voluto inchinare, ringraziarvi, applaudirvi veramente per lo spettacolo offerto anche a chi magari oggi era allo stadio e non tifava né Salernitana né Bologna. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere in piace al video ed andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Più tardi uscirà la Stadio Live Reaction e domani le pagellante, perché questi ragazzi si meritano dei voti molto, molto, molto alti. Forza Bologna, sempre! Sempre siamo quarti!